Sì, è farina del mio sacco. Cioè, la cosa strana è che è veramente uscita dalla mia testa, ragazzi, sta frase qua. E me ne sono accorto perché sto facendo video editing, ragazzi, del video. E ho detto, cioè, mi devo scusare con voi perché. Però devo ammettere che è fantastica sta frase. Vabbè, non perdiamo altro tempo, vi lascio il video. Mi raccomando, like e iscrivetevi, ragazzi. Ciao, scusatemi. Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Finalmente ho il tempo di potermi occupare di quelli che sono i parametri del Camus, perché i primi video che ho fatto ovviamente era l'eccitazione di aver ricevuto questo volante da testare e sono sceso in pista praticamente con gli effetti standard che già vanno bene di suo, però se si possono migliorare perché no? Come vedete in sovraimpressione vi ho messo, diciamo, l'applicazione, il programma che Camus mette a disposizione per appunto la gestione dei parametri e andiamo a vederli insieme. Allora, il primo ovviamente è il power, che è praticamente quello che, questo è il parametro che controlla la potenza massima erogata dal motore. Allora, c'è una doppia filosofia per quanto riguarda la regolazione di questo power. C'è chi lo mette al 100% direttamente qui sull'applicazione della base e chi invece lo va a regolare nel gioco. Allora, io ho fatto le prove, ragazzi. Onestamente, non ho notato differenze tra se metto il 100% nel gioco o il 100% sulla base. Ho sempre preferito mettere sulla base il 100%, però, siccome sono uno che cambia molto di simulatore, allora per una questione di sicurezza preferisco abbassarlo qui sull'applicazione, sul programma e andare a modificare la potenza che viene richiesta direttamente dal gioco. È ovvio che uno potrebbe contestare e dire: se tu chiedi il 100% sul gioco, ma hai il 60%, non potrai mai chiedere di più, eccetera. Cioè, tutto un. Però, ripeto, è una mia esigenza personale, quindi preferisco farlo così, gestirla così. Ovviamente, voi a casa, per chi è un direct drive o comunque un volante in generale, la gestione del power. Fatela come è meglio per voi. Se siete abitudinali, basta fare una sola configurazione. Ma io, che ho un canale YouTube e 1 miliardo di simulatori, se mi dimentico, scendo in pista, tac, mi ritrovo solo i polsi al quinto piano. Dopodiché abbiamo l'effect ratio, che sarebbe praticamente determina praticamente la percentuale di effetti di forza, come urti e vibrazioni, che vengono trasmessi al volante. Questo praticamente è uno dei parametri, secondo me, più importanti per quanto riguarda appunto il coinvolgimento. Poi altri due parametri, tre parametri molto importanti sono il natural damper, che è praticamente l'ammortizzatore naturale, che è un parametro che simula l'attrito viscoso del sistema. Natural friction invece è l'attrito naturale, che simula l'attrito secco nel sistema ed influenza la resistenza al movimento del volante quando ci sono forze esterne che agiscono su di esso. Poi c'è il natural inertia, che qui è praticamente è messo doppio, quindi secondo me qui c'è un errore e non riesco a capire che cos'è. Aspettiamo che ci sia un update per capire qual è questo filtro. È il natural inertia, che è l'inerzia naturale che simula la massa e la distribuzione del peso del volante e del sistema di trasmissione. Quindi proviamo questi parametri, lo vediamo subito. Andiamo sull'automobilista. Ah, ecco. Già comincia ad essere molto interessante, ragazzi. C'è un dettaglio. Cioè, incredibile. Mi toglie le parole sto volante. Spettacolare. Si sente tutto. Allora, da questa telecamera non si vede muovere tanto, però vi assicuro che le vibrazioni. Adesso vi faccio vedere. Non so se riuscite a notare. Faccio vedere un attimo. Mamma mia. Mamma mia. Comunque ragazzi, è sempre più complicato per me trasformare in parole le emozioni che un volante di direct drive riesce a trasmettere. Veramente, ragazzi, è qualcosa di speciale. Mamma mia. C'ha un feeling, una morbidezza. Io, cioè, non lo toccherei. Mamma mia, incredibile.
Guarda qua. Mamma mia, spettacolo. Oh, riesci ad anticipare quello che succede, incredibile. Oh. Allora, vorrei fare una prova, che effettivamente i parametri mi sembrano corretti, però vorrei fare una prova. Andiamo, ad esempio, a mettere il neutral damper al 100%. Si sente il volante molto più pesante, meno reattivo. E si sente che c'è un peso... C'è più difficoltà nelle frenate, la reattività è veramente... Ha preso una botta, come dice. E non è una questione di forza, è proprio una questione di pesantezza. Però il segnale è molto più... Chiamiamolo goffo. Incredibile. In un giro quanta roba cambia. Con un solo parametro, eh? Vorrei vedere il natural friction a questo punto. È molto interessante fare questo studio, ragazzi. C'è... Fantastico, si percepisce subito, che c'è una specie di gommosità, più si acquisisce velocità e più c'è, è complicato andare a girare lo sterzo. Sì, non è un parametro, non è gradevole a questi livelli qua. Cioè, mi spiego meglio. Non è... Cioè, è come se ci fosse gommoso, una gommosità. Cioè, subito si percepisce che questo natural friction va abbassato assolutamente. Vediamo il natural inerzia. Giusto per farvi capire che cosa trasmette, eh. Sembra... Ha riacquisito comunque il suo potenziale di restituzione dei dettagli. Non riesco a capire la differenza, sono onesto con voi, non riesco a capire la differenza con questo natural inerzia, questo che si chiama allo stesso modo, è meno gommoso, sembra che ci sia un... non vuoto, sono dei parametri che vanno tenuti bassi questi, Ovviamente quello che sto facendo è un no sense, è solo per fare capire un attimino il filtro come interviene sul comportamento della base. Guarda qua, te lo lascio. Allora, no, sono dei parametri ovviamente che vanno tenuti molto bassi questi, perché vengono a inficiare su quello che è la diciamo la resa del dettaglio. Quindi siamo tornati praticamente ai parametri di prima. Quello che mi viene da dire è che forse meriterebbe, e dico forse, un 5% di più di power con questo tipo di configurazione, con questa auto, in questo circuito. Ma rende già molto bene, guardate qua. Fantastico, ragazzi. Fantastico, veramente, cioè, è incredibile sto volante, eh? È molto è sorprendente. Cioè, il dettaglio è assurdo. Anche il trasferimento di carico, ragazzi, si percepisce. Oh, è il dono sta base di togliermi tutte le parole. Penso che si legga comunque le emozioni che trasmette. Vabbè, sta tecnologia da rail drive, ragazzi, è pazzesca. Adesso è un paio di anni che la conosco, però continua a sorprendermi, soprattutto quando uno fa una pausa che ha mollato e poi torna su un da rail drive. Ragazzi, fantastico. Allora, io l'ho provato solo su un modello di auto. A questo punto io vi propongo di andare a vedere con una GT3, magari. È molto interessante questo dettaglio. E quando ti abitui con le formula, dopo riprendere il ritmo, la modalità con il quale devi approcciare la guida delle GT3, ragazzi, penso che meriterebbe anche qui un 5-10% in più di potenza, penso, dalla base. Però devo dire la verità, ragazzi, che il dettaglio... Ma questo è una cosa mia personale, perché devo dire la verità, il dettaglio ovviamente non cambia. Con 5 parametri, ragazzi, avete visto, ho trovato subito la quadra, e penso che rimarrò così.
Forse aumenterà, anzi, facciamo una cosa, aumento proprio adesso questi 5% in più e questo poi me lo salvo, perché mi sta bene così proprio, soprattutto con le formula. Niente ragazzi, io spero che questa piccola analisi, questa piccola ricerca della quadra, che poi ci abbiamo messo veramente pochissimo, vi sia piaciuto. Se avete domande in merito ragazzi, non esitate a lasciare un commento qui, pollice in su, noi ci vediamo prestissimo sempre per un nuovo video, vi ringrazio per avermi seguito, noi ci vediamo prestissimo, da Fabrizio è tutto, un abbraccio, ciao, iscrivetevi, ciao.